PCM, anche se non è necessariamente applicato alle riunioni di giugno e consiglio, prevede per le riunioni le porte chiuse e distanziamento, qualora non si occupi per la videoconferenza. Noi, questa è anche l'occasione per rispondere a un'esigenza che abbiamo indicato anche nel nostro programma elettorale, quello di prendere i consigli comunali postini, con la scusa del Covid, da oggi, Luciano permettendo, iniziamo a riprendere i consigli comunali e pubblicarli in. Specifiche, quindi noi siamo
Ministero del Bilancio che l'impatto del Covid è addirittura positivo. Perché? Ma noi con questo non vogliamo dire che le scuole devono stare chiuse, risparmiamo per quanto riguarda la scuola e il gasolio, o parte del gasolio, abbiamo risparmiato nell'anno precedente, risparmiamo dentro di alcuni costi che non sosteniamo, che però noi vogliamo sostenere perché le scuole devono, dobbiamo trovare il modo per le quali devono essere riprese. C'è per le scuole elementari una rilanci con la regione sta lavorando per riaprire, anche se la vedo difficile, le scuole elementari, perché al momento mi sa che preannuncio lockdown piuttosto che non venga più. Quindi, per tutte queste ragioni, vista il nostro parere positivo del nostro Consiglio, io propongo al Consiglio l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, quindi votiamo sia per la sede numero 1 che per l'ordine del giorno numero 3, perché non riferiamo la stessa discussione di volte. Ultima cosa, giusto per chiarezza, nel precedente Consiglio, a notizie di tutti quanti, nel precedente Consiglio c'è stato un dialogo tra, piuttosto acceso tra me e diciamo il capogruppo dell'opposizione per quanto riguarda per quanto riguarda le tariffe, se con la nostra deliberazione noi sostenevamo che le tariffe fossero rimaste invariate, lui sosteneva che avevamo aumentato le tariffe. Mi ha fatto venire in un momento uno scrupolo, abbiamo fatto un lavoro ulteriore e confermiamo che le tariffe sono invariate. Le tariffe riguardano la seconda casa, perché lì sulla prima casa non si paga, e sono 10,10 per mille, che è esattamente quello che stava prima. Basta vedere una delibera del 2014 con la quale è stato approvato l'IMU e la TASI, in quel caso che poi è stata abolita, e sommando le due si arriva a 2,10. L'equivoco tra me e l'opposizione è dal fatto che applicavano erroneamente l'IMU e la TASI sulla prima casa, e quindi ovviamente sulla prima casa c'è una differenza, noi stiamo parlando di seconde case, quindi 10,10 e 10,10 quando si pagava prima esattamente si paga adesso. Questo è giusto per chiarezza e per opportuna conoscenza di tutti voi, così se qualche cittadino dovesse capire qualcosa noi sappiamo quali sono, qual è la realtà. Quindi passiamo alla votazione numero 2, appunto dell'ordine del giorno. Approvazione, immediata eseguibilità. Terzo punto all'ordine del giorno, approvazione schema di bilancio di previsione 2020-2021. Ovviamente per ragioni di priorità non il ragionamento è lo stesso di quello di prima, per cui passeremo, se non ci sono interventi, direttamente all'approvazione. Immediata eseguibilità. Quarto punto all'ordine del giorno. Approvazione del regolamento di Pasqua. Sono qualche mese ormai, in genere, che su sollecitazione e anche del Corpo Forestale dello Stato ci suggeriscono di adeguare, di approvare un regolamento della Fida Pasqua che recepisca l'ultimo regolamento regionale in questione. Noi abbiamo fatto tutto il lavoro istruttorio con il supporto del comandante facente funzione dei carabinieri forestali, con il supporto del nostro consulente, il dottor Domenico Manfrano, e abbiamo stabilito una bozza di regolamento che in buona sostanza è tutto sommato di capo a quello che era previsto nel regolamento regionale. Devo dire altresì che sono stato raggiunto da una telefonata dal capogruppo dell'opposizione che fa l'intento di mandare questo punto all'ordine del giorno, però per ragioni
qualora l'opposizione avesse, visto che sono anche nel settore, avesse delle sollecitazioni da porci, noi già gradito, pur convocheremo immediatamente con si può per vedere se le loro osservazioni possono essere accolte o meno. Per cui io vi propongo comunque l'approvazione del regolamento, qualora nei giorni futuri dovesse raggiungere, perché è questo, e nei giorni futuri dovesse giungere qualche nota, l'opposizione ci chiede di modificare qualcosa, convocheremo il Consiglio direttamente per analizzare, altrimenti in mancanza di osservazione da parte dell'opposizione, noi invieremo ricevere la settimana alla Regione Campania per l'approvazione. Se non ci sono interventi, passerei quinto punto all'ordine del giorno, rinnovo convenzione per la costituzione di un unico ufficio preposto alla valutazione di incidenza. La valutazione di incidenza è un'autorizzazione che in realtà la regione potrebbe dare a coloro che svolgono un'attività, penso immediatamente, edilizia, in conseguenza del fatto che noi siamo un sito di interesse comunitario. Una zona di protezione speciale che abbiamo sia il SIC, il SIC che il ZABS. Negli anni passati questo era un problema perché una regione in degradazione e quant'altro, le pratiche prima di raggiungere l'approvazione ci voleva un sacco di tempo. Nell'ultima norma, nell'ultima legge che cita perché il regolamento del SIC e ZABS. Mi era dato mandato che vi era la possibilità per i comuni di svolgere questa funzione al posto, in maniera associata al posto della regione. Nel nostro caso, anche su iniziativa nostra, della comunità montana, dell'assessore della Madura, abbiamo istituito la comunità montana si è disponibile ad essere ente che rilascia, ufficio che rilascia al posto della regione le valutazioni di incidenza. Questa convenzione da funzionare molto velocemente, molto più velocemente le pratiche vengono licenziate e questa convenzione però è scaduta e quindi occorre che debba essere rinnovata. Al nostro avviso, penso che, a mio avviso, penso che questo possa essere accolto anche da tutti quanti noi, questo è uno strumento molto per la semplificazione dei procedimenti, noi ci lamentiamo sempre della progressione, cioè questo consente di velocizzare le pratiche, anche perché i tecnici della Commissione non sono oscuri funzionari di Napoli, ma sono tecnici del territorio, conoscono il territorio, conoscono anche le difficoltà che per cui propongo al Consiglio di rinnovare questa convenzione anche la luce del lavoro di svolto diverso. Se non ci sono interventi, passerei alla votazione. Anche per la tranquillità. Ultimo punto che è stato aggiunto, non c'è qua, è stato aggiunto un'integrazione all'ordine del giorno che riguarda lo scioglimento della convenzione di tesoreria segreteria. Convenzione di segreteria tra il comune di Pechino e Sardegna Canada. Ovviamente questo ordine del giorno abbiamo
interessante, diciamo, però un saluto a tutti.